Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata della Bella e la Bestia sul canale 196, con me come ogni lunedì, Paolo Caselli. Ciao Paolo. Ciao Michela, buonasera a tutti. Stamani ti saranno, come si dice, fischiate le orecchie perché abbiamo passato in rassegna le giovanili, Stefano Ballerini le ha seguite, tante situazioni e poi a un certo punto siamo venuti a parlare della squadra femminile e ho detto, beh, io mi riservo di sentire chi segue il calcio femminile da quando, dagli albori dal 1930 a Milano. Non proprio, Però però. dagli albori del calcio femminile, no, ho usato questo paragone perché io e Michela abbiamo letto, abbiamo in previsione di fare una cosa che credo possa essere anche carina, un libro che si intitola non le ragazzine, le E giovinette, giovinette. che parla del calcio femminile, lì sono proprio gli albori con i problemi che si venivano a trovare. Però Gli anni della guerra. sì, gli anni prima della guerra e della guerra, secondo me è uno spaccato, è scritto molto bene, Sì. soprattutto la parte, diciamo, un pochino più romanzesca. Scritto molto bene, entriamo proprio in un ambito storico particolare, la ricostruzione del portiere, gli androni, i giardini, è uno spaccato di sport, ma non solo, ma anche e soprattutto si parla dei primi sport. Il fascismo non piaceva al calcio femminile, addirittura il Vaticano si oppose subito, per l'amor di Dio. L'idea che magari un colpo di pallone potesse pregiudicare una gravidanza alle ragazze. Preferivano addirittura il basket alla pallavolo, per chissà quali Non si motivi sa reconditi. neanche i motivi per questo, Però a perché me è non. piaciuto. No, anche a me è piaciuto molto e credo che da questo libro insomma, si capisce bene quelle che erano le passioni di un gruppo di ragazze, passioni che andavano oltre a tutto e che facevano in modo che questo gruppo di giovinette sfidassero chiunque e qualunque cosa pur di seguirla, questa passione, questa loro passione che era appunto giocare a calcio. Io credo che questo è un libro che dovrebbe essere letto dalle calciatrici attuali, perché forse nell'ultimo anno e mezzo qualcuno nel calcio femminile in generale si è montato la testa. E invece ancora non tante ragazze non hanno capito che ancora in Italia non c'è il professionismo, che ancora si parla di calcio semiprofessionistico e che comunque la passione deve venire prima di ogni altra cosa, anche se ovviamente bisogna fare un discorso un po' più ampio perché per tante adesso è diventato comunque un lavoro, anche se non sono riconosciute come professioniste, però è anche vero che senza la passione sarebbe difficile poter portare avanti questo movimento e lottare per questo movimento. E nell'ultimo anno e mezzo, da prima dei mondiali a post mondiali a ora, che comunque sia la nazionale femminile sta lottando per accedere ai prossimi europei. Credo che si sia dato talmente tanta importanza accumulata in dei periodi specifici, appunto il mondiale e le nazionali, oppure quando scende in campo la Juventus, che qualcuno ha perso di vista quello che è ancora il calcio L'essenza di. femminile. Senti Michele, poi chiudiamo, che poi del libro avremo modo di parlarne anche in altre puntate. La folla tutta, con distanziamento sociale e mascherina, mi chiede: bello il libro della collega di Michela, perché Michela scrive sulle pagine del Corriere Fiorentino, ma sempre all'interno del Corriere della Sera. Federghini scrive per il Corriere della Sera. Ma un prossimo libro di Michela Lanza? Prossimo libro di Michela Lanza. Siccome gli riescono bene i libri, non è che io chiedo un libro di Michela Lanza perché ho una raccolta, c'ha la copertina gialla che ben si adatta al mio arredamento. Michela Lanza scrive benissimo, anche lei riesce a coinvolgerti assolutamente nelle questioni di cui scrive e le folle giustamente vogliono sapere.
Guarda, ti dirò di più. Cioè, in questi ultimi anni, già tantini dall'ultimo libro scritto, ho pensato, ho cercato di capire quale fosse il soggetto migliore per far sì che io possa rendere al meglio, perché insomma, devi essere ispirato, devi essere Coinvolto. coinvolto, e credo che se uno è ispirato e coinvolto in quello che scrive, allora scrive al massimo delle proprie possibilità. Ci sono state tante idee, ci sono ancora tante idee, però ancora non ho capito su quale strada andare. Non credo che il prossimo libro mio sarà un libro di calcio, e credo Ma nemmeno che l'ultimo. neanche l'ultimo, infatti, è stato un libro di calcio, e credo che cercherò di proseguire su una strada diversa da quella dello sport, anche se è chiaro che lo sport piace a tutti, lo sport lo leggono tutti, però mi piacerebbe cimentarmi in un'altra storia bella da raccontare, reale o non reale, non lo so, però a parte Io faccio sempre. quello di cucina, eh? Sì, A parte il vabbè. libro di cucina, Sì. però questo è un altro discorso. Io faccio sempre un paragone a Michela, al di là posso dirlo dell'affetto che mi lega a Michela, il fatto che la cantautrice Giorgia ebbe grandissime difficoltà dopo una canzone strepitosa che era Goccia di memoria. E io ho capito, capisco anche Michela, perché Michela ha scritto un libro bellissimo che parla del ponte a Santa Trinita distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruito dalle mani artigiane, dagli scalpellini, è un discorso che tocca naturalmente la parte razionale di Michela, ma anche la parte, diciamo, intima, la parte dei sentimenti, perché suo nonno è stato uno di questi grandi maestri artigiani, scalpellini, che veniva dal Casentino, se non Sì, sbaglio, Borgo Michela, Borgo alla collina. alla Collina, siamo proprio allo scollino, come si suol dire, fece sosta anche nel 1289 l'oste fiorentina che andava a Campaldino. Io c'ero, scherzo, La posso battaglia di avere? Il nonno Campaldino. non c'era ancora, ma io No. c'ero. Quindi pensa un po' quanti anni ha Paolo Roselli, che li porta Sì, assolutamente bene, assolutamente molto bene. bene. E dicevo che questo libro che io ho, le persone a cui ho consigliato, ho regalato, mi hanno detto è veramente un gran libro. Ecco perché ti sto dicendo, però ha ragione Michela, nelle cose che noi facciamo, giocare a calcio, parlare, bisogna essere coinvolti, bisogna essere gratificati e bisogna essere presi da quello che facciamo. Devo dire, Michela, poi mi correggi se sbaglio, e poi naturalmente parliamo delle ragazze, lì Non tu. c'è fretta, possiamo parlare anche di altro. Ah, no, Scherzo. lì in quel libro. Michela, tu raccontavi una storia d'amore, la storia d'amore per tuo nonno, per quello che ha rappresentato, per quello che ti ha trasmesso. Per me, ecco, eri coinvolta perché era veramente una storia d'amore. Dimmi se sbaglio, eh. No, ero assolutamente coinvolta, anche perché poi alla fine sono stata molto dispiaciuta nel momento in cui ho finito il libro, nel momento in cui lo abbiamo pubblicato ed è uscito, sono stata dispiaciuta del fatto che lui non ci fosse più, e quindi mi sarebbe veramente piaciuto dargli questa soddisfazione quando era ancora con noi. Questo non è stato possibile, però io so benissimo che queste persone che non ci sono più e che si sono perse queste soddisfazioni, queste gioie, però ci seguono in qualche modo, perché io in questo voglio continuare a credere, e ci seguono, vedono, e quindi magari non fisicamente, ma a livello Eccolo qua, eccolo grazie. qua, è una foto che ho scattato questa mattina al Ponte Santa Trinita, passeggiando per il Lo centro di senti anche un po' Firenze. tuo. Sì, lo sento anche un po' mio, e sinceramente sì, è veramente una cosa che mi inorgoglisce in maniera infinita, il pensare che su quel ponte, insomma, ci hanno messo le mani tanti scalpellini, tante persone Tanti che erano artigiani. artigiani e che sapevano fare il loro lavoro, ma ovviamente tra tutti questi scalpellini, tra tutti questi artigiani c'era mio nonno, e quindi mio nonno che, insomma, se oggi lustriamo gli occhi a vedere questo ponte, è anche merito suo, e quindi non può Ricordiamo essere. che era su disegno, sviluppato da Buontalenti, ma su disegno di Michelangelo, si vuole. È un ponte di una bellezza, di una linearità che riesce a scaricare le sue forze in maniera
in maniera assoluta, fu ricostruito, grazie proprio anche al nonno di Michela, da questi grandi artigiani, fu ricostruito pezzo per pezzo, andando a studiare dai vecchi disegni come era stato costruito durante il Rinascimento. Ecco, furono usate le stesse tecniche. C'è un bellissimo filmato che ogni tanto Rai Storia manda, e poi un giorno vi racconteremo una storia bellissima, mia e Michela, su queste cose, e si vedono proprio che lavorano proprio come lavoravano, e si lavorava di regolo, si lavorava di compasso, si lavorava di mano soprattutto. C'è un film bellissimo dei fratelli italiani, Good Morning Babylonia, nei quali si dice le nostre mani sono gli eredi di quelli che erano stati. Ecco, le mani del nonno di Michela, la testa, perché le mani fanno quello che dice la testa, sono gli eredi di quegli artigiani, di quei maestri artigiani, c'erano i maestri d'ascia, maestri di scalpello, che nel Rinascimento ci hanno lasciato la bellezza che è Firenze. Vada con le sue... La bellezza che è Firenze, Paolo, e che insomma si meriterebbe un po' di più, un po' più di soddisfazione anche in ambito sportivo per quanto riguarda la famiglia fiorentina, perché insomma siamo qui a commentare una giornata disastrosa della Fiorentina femminile di mister Cincotta, una giornata disastrosa dal punto di vista del risultato, ma non solo, perché come sappiamo tutti, ieri pomeriggio alle 17 la Fiorentina è scesa in campo a Binovo contro la Juventus, sotto il diluvio. Gara iniziata male, finita peggio, un 4-0 che insomma, no, secondo me non lascia neanche troppe spiegazioni. No, al di là del... Guarda, io ero al palazzetto dello sport, c'era il derby tra Sabina e Bisonte, accanto avevo Giampaolo Marchini della Nazione, mi diceva: sei bello preso, come sei bello preso? Sì, dopo tre minuti. E gli ho detto: sì, ma questo è fallo. E abbiamo convenuto che era fallo. Poi gli ho detto: guarda, sì, però non mi aspetto da una giocatrice esperta come Luis Quinn, non mi aspetto, certo, di essere beffata in quel modo, insomma, mi aspetto di più. Poi giustamente ho detto: guarda, siamo un 10. Come siamo un 10? Espulso 15 per un fallo in aria. Allora è rigore. Dice: no, rigore non è stato battuto. Poi abbiamo visto che era fuori aria. Era fuori aria. Sì, ha ragione Michela. Una partita cominciata male, finita peggio. Ti dirò, questa partita aveva tutti i presupposti per cominciare male. Era cominciata male già il sabato contro il Sassuolo, perché ho citato le parole di Michela, le parlavo, mi pare, venerdì. Ho detto, Michela, che di queste cose sa più di tutti, non aveva visto Bonetti e ha detto: che cosa succede? Pausa di riflessione. Poi Bonetti va via, era già andata via, diciamo, durante la sessione di mercato scorso, poi è tornata. Insomma, c'è confusione, non c'erano i presupposti perché la Fiorentina potesse far bene a Torino. Allora, diciamo che questa cosa del questo caso Bonetti, lo chiamo così, è stato sicuramente un aggravante, no? Ha fatto sì che la squadra probabilmente non fosse concentrata, però già da una settimana, perché come ha detto bene Paolo, sabato scorso quando la Fiorentina ha giocato col Sassuolo, perdendo in casa col Sassuolo, anche lì in maniera clamorosa 3-1, ma il gol della bandiera è arrivato nel finale, quindi insomma il 3-0 era abbastanza netto. Beh, il giorno prima Bonetti, ovvero il venerdì, Bonetti aveva comunque fatto la rifinitura insieme alla squadra e dopo la rifinitura aveva annunciato la sua volontà di lasciare Firenze all'allenatore, alle compagne, mentre nei giorni precedenti aveva comunque fatto sapere alla proprietà, alla società, che aveva ricevuto questa importante offerta dall'Atletico Madrid, circa 100.000 euro l'anno più la casa più l'auto, in un calcio comunque una squadra professionista, quindi è chiaro che diciamo che da un certo punto di vista possiamo anche capire Tatiana Bonetti nel momento in cui dice: beh, questa è veramente l'occasione della vita. La capiamo meno perché il 6 luglio aveva firmato un contratto con la Fiorentina, quindi 3 mesi prima ha firmato un contratto con la Fiorentina rispetto all'offerta dell'Atletico Madrid, un contratto di 2 anni con ritocco dell'ingaggio, insomma, e soprattutto ha firmato un contratto in una squadra che l'ha messa al centro del progetto. Sappiamo le qualità di Tatiana Bonetti,
Quindi tutto questo, poi vabbè, la proprietà si è arrabbiata molto per questo e quindi è intervenuta con Gio Barone che si è fatto sentire e l'Atletico Madrid ha ritirato l'offerta perché non voleva assolutamente mettere nei problemi, in difficoltà la Fiorentina e quindi ha ritirato l'offerta perché avrebbe voluto prendere sì Tatiana Bonetti, ma con il benestare della società viola. Questa non Sì, c'è visto ci sono stata. buoni rapporti, anche l'affare di Aglia Guagni è stato concluso d'accordo con le società, c'è stato un saluto, però rimane il fatto, si parlava, dice sì, hanno voluto fare un cambio generazionale, sono andate via giocatrici più anziane, sono arrivate giocatrici giovani, ma Comunque, Michela... allora, io sono dell'opinione che la squadra, nonostante le ultime due partite, si sia comunque rinforzata. Però Ha subito 7 gol in 2 partite. c'è qualcosa che non va, perché a volte non sono solamente le giocatrici che fanno la differenza, ma la testa. La testa fa la differenza perché è vero che è andata via Guagni, è vero che è andata via Parisi, tra l'altro infortunata. Quindi non dico che sarà un'altra stagione fuori, ma sicuramente dovrà stare qualche mese fuori. È andata via Ilaria Mauro, che è rientrata solamente sabato a Napoli nella partita tra Napoli e Inter. Ha giocato tipo 50 minuti, però Ilaria Mauro voleva andare via, Parisi voleva andare via, Guagni voleva andare via. Vogliono andarvi un po' troppe. Dimmi te come si fanno mantenere e a far rimanere tre giocatrici che hanno già la testa dall'altra No, no, parte. quando, io sono di un avviso, non lo so te, quando un giocatore vuole andare via, che si chiami Cristiano Ronaldo o Paolo Caselli, deve andare via. E per questo ovviamente sono andate via queste calciatrici, ho detto le tre più importanti, ovviamente sono andate via altre, però quelle fondamentali erano loro, però sono arrivate altre giocatrici di livello, solamente che Sabatino nelle ultime due partite non l'abbiamo vista. Poi, per quanto riguarda il centrocampo, ieri io non so il motivo perché poi sentiremo se Mister Cincotta ha dato spiegazione oppure no, però cioè Middag a centrocampo non ha giocato ieri. Neto nelle prime partite aveva fatto vedere Molto grandi bene. cose, poi probabilmente le hanno preso un po' le misure e forse sta soffrendo un po' il pressing del calcio italiano, Sì, perché la comunque fisicità, indubbiamente. e la fisicità del calcio italiano. Ieri non ha giocato neanche Zanoli, che comunque era in panchina. Quindi ci sono state delle cose, però credo che il caso Bonetti abbia influito non poco, perché guarda caso è successa questa cosa e Bonetti non è stata convocata col Sassuolo, poi sono rientrate diciamo i problemi, o almeno apparentemente, però non è stata convocata neanche per la Juve, nonostante ormai sia rimasta a Firenze. Quindi probabilmente c'è qualche cosa che non va, anche perché se no è vero che la Juventus è la squadra da battere, Paolo, però tu non puoi prendere tre gol con Sassuolo, quattro gol con la 2 gol in 13 minuti, Juve. rimanendo un 10, quindi c'è problemi anche di C'è testa. problemi di testa. E quindi intanto una squadra come la Fiorentina che dovrebbe lottare per lo scudetto, perché la rosa è una rosa che può lottare per lo scudetto, ha preso 7 gol in 2 partite e ne ha fatti uno solo. E questa la dice lunga. E quindi, ripeto, siccome secondo il mio modesto parere, ma non solo secondo il mio, ma anche degli addetti ai lavori del calcio femminile Serie A, la Fiorentina ha una rosa con la quale può lottare insieme a Juventus e Milan per il primo posto, comunque per i primi 2 posti, io mi chiedo perché dopo 5 partite la Fiorentina abbia già 6 punti meno della Juventus, 5 punti meno del Sassuolo, e 4 punti meno del 3 punti, scusate, meno del Milan e meno. Io ora vado a leggere Sì. ovviamente i risultati e la classifica. Risultati della quinta giornata di campionato: Florenzi a San Gimignano Napoli 1-0, Verona Bari 1-0, Empoli Ladies Milan 0-3, Inter Roma 1-1, Sassuolo San Marino 1-0, Juventus Fiorentina 4-0. La classifica vede Juventus 15 punti,
Sassuolo 13 punti, Milan 12 punti, Empoli 9 punti, Fiorentina 9 punti, quindi Fiorentina a pari punti con l'Empoli, Roma 8 ed è lì, quindi se tu dovessi fare un altro passo falso, occhio anche alla Roma, Florenza San Gimignano 6 punti, Inter 5 punti, Verona 3 punti, Bari 3 punti, San Marino 3 punti, Napoli fanalino di coda con un punto. Paolo, io non so te se hai avuto modo poi di vedere anche un po' le immagini a parte di tutto, no? Ho visto gli highlights, ho visto quello che dici giustamente te, la testa è da un'altra parte, perché giustamente sul fallo poi mi hai fatto riflettere dicendo una giocatrice come qui non può subire, chiunque abbia giocato a calcio a determinati livelli sa che il difensore non può farsi sovravanzare a quella maniera, il fallo, poi un centrocampo che è crollato, la Juventus praticamente arrivava al limite dell'area della Fiorentina come quando voleva. Qui c'è da fare un punto della situazione da parte della società con l'allenatore, siccome l'allenatore tra i più capaci, tu l'hai sempre sottolineato te, c'è da mettersi a sedere. Una volta facevano le scene, no? Ti ricordi le famose scene che dovevano chiarire qualcosa e poi non chiarire nulla. C'è sempre il patto della bistecca, sì, il baccalà, ti ricordi? Cioè, sembra le scene prima della maturità dove i professori dicono ragazzi siamo venuti lì per stare insieme per studiare, e certo bisogna studiare se no ti bocciano. Però detto questo Michela, c'è da fare fronte comune. Devo dire che il povero Rocco Commisso non riesce un gran che bene quando arriva a Firenze, lui ci mette tanto entusiasmo, ma riuscirà prima di andare via e tornare in America a vedere una vittoria tra Fiorentina maschile e femminile? Senti, allora mi auguro, non so quando vada via di preciso. In teoria dovrebbe ripartire intorno alla fine di ottobre. Allora, credo che la primavera la squadra femminile possa battere il Verona. Anche perché se no... Io dalla Fiorentina maschile prima squadra voglio 3 punti a Cesena e 3 punti con l'Udinese. Se no si aprirebbero altri scenari. Per quanto riguarda la primavera, che ha un bellissimo orario, sabato mattina alle 10, al Bozzi, e non è domenica intanto, quindi già... Ecco, perché giocano anche all'1, giocarono con la Roma alle 13. Ormai gli orari, cioè, devi stare uno deve stare attento agli orari, perché sennò veramente va a un orario sbagliato. Dove? Una... E dove? Perché abbiamo giocato una volta di qua, una volta di là, una volta di sotto, una volta di sopra. No, credo che le 13 di domenica sia l'orario pessimo per la primavera. Io non so, ma hanno giocato di lunedì alle 11. È il calcio spezzatino, no, così... del 2020, degli anni del terzo millennio. Meglio giocare lunedì sera. Certo. Giochi lunedì sera alle 20:30, è meglio che giocare alle 19, toh. Ma sì, manca alle 15. Ma alle 11 chi è che poi alle 13 di domenica, mi ricordo era un Andrea Giannattasio che aveva una certa fare, vado a mangiare la polenta, ma sono le 3, tu vai a fare merenda, perché ti trovi sì, uno quando torna a casa a quell'ora fa un po' di pranzo, un po' di cena, nel senso fa un pasto unico, sì, sì, e sì, vai sì, a dritto sì. Fino al giorno dopo, e vai dritto fino al giorno dopo. Francamente a livello primavera queste cose non le capisco, però insomma mi auguro che Rocco Commisso arrivi a queste vittorie da parte delle ragazze contro il Verona. Non vorrei, mi dice l'orario, visto che lo hai, alle ore 15 al Bozzi domenica, in contemporanea con Spezia Fiorentina. Esatto, domenica 18 di ottobre alle ore 15 allo stadio Bozzi, Fiorentina Verona. Questo e è tutto il rendiconto della partita lo potete leggere sul Corriere Fiorentino e su Firenze Viola Super Sport Live. Non avrai le foto di Giacomo Morini perché sarà con me. Questo non è bello. Non è bello. Sarà con me a Cesena, perché Stefano Ballerini non ci sarà, il direttore. Saremo al Manuzzi Stadium di Cesena. E anche da lì dovranno arrivare, Michela, notizie buone per la Fiorentina. Sta già volando il nome di Sarri, sarebbe il terzo allenatore a Libro Paga, mi sembrerebbe un'eresia dopo che hanno dato la fiducia a Iachini, sbagliando per l'ennesima volta l'allenatore. Allora, sbagliando sì. Diciamo non lo sappiamo, nel senso che se loro... Sì. Per me sì, sbagliando, sì. Come hai detto te, cioè sbagliato un anno fa a confermare Montella, sbagliato quest'anno a confermare Iachini. Nel momento in cui dovessero
decidere di esonerare Iachini per andare a prendere un allenatore come Sarri, che è l'opposto come idee, come gioco, come tutto di Beppe Iachini, allora hanno fatto quattro errori, nemmeno due, nemmeno tre, quattro. Sì, ti dico, se hai voluto confermare Iachini, Iachini deve essere un allenatore da proteggere. Pradé ha detto gli è vicino, come se tu hai dato la È maglia. Lui vicino, ha però detto. gli ha detto, io gli dico sempre, scherzando, non Sì, hai che mai allenato una squadra ed è forte come vero. questa. Ed è vero, però Hai accettato la maglia numero 9 da Vlahovic. Hai rifiutato 25 milioni di euro dell'Ipsia. Ebbene, per me, Vlahovic è il centravanti titolare della Fiorentina. Beh, in questo momento sì, certo, dopo quello che è successo nell'ultimo calciomercato, Senza se e senza ma. Vlahovic deve giocare titolare, Se assolutamente. no, se non avevi fiducia in lui, lo potevi mandare in prestito a giocare e avresti fatto delle altre operazioni. Esatto. Vedo nella Fiorentina, ma anche in ambito femminile, mi sembra si sia un pari e patta. Un po' di confusione di ruoli, ci sono poche persone di calcio, vero, perché Giovarone lo diventerà, glielo auguro, però è digiuno. Eri anche a vedere gli under 17. Sì, e seguono tutto, però bisognerebbe, cioè, allora, seguire tutto per un direttore generale di una società e per un presidente è Sì, fa bene alla Fa bene alla squadra. squadra, fa bene all'ambiente ed è anche giusto, no? Anzi, non credo Assolutamente. che tutti i presidenti vadano a seguire tutte le formazioni della propria squadra. Però hai giustamente detto, Paolo, che insomma ci vogliono persone che conoscono il calcio femminile per quanto riguarda le ragazze, giovanile per quanto riguarda la primavera e le altre squadre giovanili. E di Serie A per quanto riguarda la Fiorentina. Io dico che ci vogliono delle figure di calcio che conoscono il calcio, conoscono i movimenti del calcio, conoscono le persone del calcio e da esse sono riconosciute. Esatto. Quando fu commisso, acquistò la Fiorentina, mi fu domandato te chi prenderesti di quelli che erano disponibili. Io dissi Umberto Gandini, adesso è alla Lega Basket, perché è una persona conosciuta. È una persona che si sa rapprociare nelle dovute stanze ed è conosciuto. Poi mi stava bene, però è direttore sportivo, eh. Sono due figure diverse ma complementari. Ecco, io con Gandini mi sarei cautelato molto nelle alte sfere. Comunque, staremo a vedere quello che succederà, soprattutto dopo la partenza di Chiesa. Io sono veramente curiosa anche per quanto riguarda la Fiorentina e Iachini di vedere la squadra all'opera senza Federico Chiesa, che La bisogna società. vedere se era un peso oppure no a questo Loro hanno detto ci punto. siamo tolti un peso. Sì. Umanamente, devo dirti che Rocco Commisso alla presentazione del rendering del centro sportivo ha detto, dice, io ci sono rimasto male da un punto di vista umano. Ecco, Sì. poi dopo se ne può parlare quanto si vuole, però dice, io mi sono messo come l'ultimo dei tifosi davanti al pullman, a aspettare il pullman. Sono salito, gli sono andato accanto, l'ho abbracciato, l'ho coccolato, l'ho anche viziato perché a Verona si era comportato malissimo quando non volle scendere in campo. Gli propongono un rinnovo a 5 milioni che Federico avrebbe accettato, ma Enrico no. Vai via, grazie presidente, in bocca al lupo, ci vediamo. Questo non si. Bastava poco. Educazione? No, assolutamente, si parte proprio dalle basi, no? Della vita, che è una delle quali è l'educazione. Però un attimino io voglio vedere, no? Fino a che punto Federico Chiesa fosse un peso. Cioè, sicuramente è un peso a livello di spogliatoio, a livello umano, però in campo, nelle prime gare, io credo che No, è stato il miglior Chiesa che ecco, noi appunto, abbiamo visto. esatto. Quindi bisogna vedere Anche perché adesso come risponde la il squadra. sostituto, con Che io tutt'altre, adoro. Io adoro. Callejon. è. No, nel breve è Lirola. Perché Beh, certo. con Calleone abbiamo No, parlato. Callejon devi cambiare modulo. Devi cambiare modulo. E E allora. allora ci possiamo anche divertire, perché con Callejon, Ribéry e Sì, io Vlahovic. faccio un 4-2-3-1. Esatto. Comunque, andiamoci a sentire prima di un ospite telefonico le parole di Mister Cincotta. Andiamo a sentire quello che Mister Cincotta ha detto dopo la partita contro la Juventus, persa dalla Fiorentina 4-0. Iniziali chiaramente c'è delusione e rabbia perché su un calcio d'angolo della Juve io dalla panchina ho visto tre calciatrici della Fiorentina cadere per terra e la palla entrare, quindi un episodio molto particolare a 2 minuti e 30 dall'inizio che ha fatto male anche per come è nato.
poi da un potenziale fallo in area di rigore su Sabatino, sulla ripartenza c'è stata l'espulsione di Quinn, per cui queste ragazze che avevano lavorato benissimo e duramente durante la settimana si sono viste dopo 5 minuti con due episodi molto negativi e molto particolari, in 10 a dover rimontare a Torino contro la Juventus. Ritengo che le ragazze, anche se costrette a giocare in 10 e anche se sotto di 1-0 per l'episodio che abbiamo appena detto, abbiano poi mostrato di provare fino alla fine con lucidità a fare quanto di meglio fosse possibile nonostante la difficoltà oggettiva di essere uno in meno per 85 minuti effettivi in un campo così duro. È un ostacolo molto grande per qualunque rosa, per qualunque organico, però le mie ragazze su questo hanno provato veramente fino alla fine ad onorare la partita e a mostrare carattere, come ha detto Tortelli, come hanno già detto alcune calciatrici. Per cui sono molto deluso dagli episodi iniziali e da quello che è accaduto. Tatiana venerdì scorso aveva deciso di prendere la direzione di Madrid, poi ci sono stati eventi di mercato che non sta a me commentare. È chiaro che vengono convocate e schierate le calciatrici che mentalmente, fisicamente, hanno quell'approccio tale per cui si possa onorare la maglia viola sempre e comunque. Con noi Tatiana è stata protagonista, la giocatrice più volte schierata titolare, ha fatto molto bene, aveva ritrovato la nazionale, ora è ancora una calciatrice della Fiorentina e si vedrà nei prossimi giorni se ci saranno le condizioni per reinserirla nell'organico. Sicuramente questo verrà fatto. Beh, penso che non ci siano... Era quello che doveva dire. Certo. Ha spostato l'attenzione più sui fatti, magari degli errori arbitrali che non sulla squadra, ha preservato la squadra. E poi quello che avrà detto negli spogliatoi alle sue ragazze... Diciamo che sulle parole di mister Cincotta, questa volta sono più d'accordo sulla vicenda Bonetti. Credo che abbia detto veramente parole sante in questo caso, piuttosto che il commento alla gara, perché non ho visto una Fiorentina che ha cercato fino in fondo. No, dagli highlights non abbiamo visto una Fiorentina volitiva. Non so anche a livello preparazione fisica, corsa, come l'hai vista. Io l'ho vista, non l'ho vista propositiva. Quando perdi 4-0 non va bene nulla. Esatto. Infatti, insomma, non è stata una bella Fiorentina, anzi assolutamente. Il contrario di bella. Invece sì. un bel personaggio è quello che abbiamo adesso al telefono sul canale 196 in diretta con noi. Tra poco sarà protagonista di nuovo, certo. E ci facciamo spiegare tutto da lui. Fabio Turchi, ciao Fabio. Ciao buonasera. Fabio. Buonasera Michela, buonasera a tutti. Allora Fabio, dopo un anno si torna sul ring, cioè tu torni sul ring. Se vuoi anche me, Michela, ma come Michela sarebbe una zavorra per allora, Fabio. Mi ha detto la mamma, perché non vai in palestra, vai a fare un po' di box, così ti sfoghi a volte. Ci ho pensato tanto, però non so se riuscirei. Meglio dai, far parlare. Dopo il match ti aspetto, Michela, in palestra. Sì. Da personal trainer. Vai, guarda, potrebbe essere interessante. Dai, potrebbe essere un'idea. Io vengo a fare le rifaccio il regista, mi vogliono divertire. Va bene, ci sta. Allora Fabio, 23 ottobre a Milano, sì. Insomma, torni sul ring contro il lettone Grisunins per il titolo vacante internazionale IBF dei pesi massimo leggeri. Insomma, è un ritorno atteso da parte tua come da tanti, perché ovviamente dopo un anno di stop tra una cosa e un'altra, legato anche al Covid, ricordiamocelo, tutto questo lungo stop. Come ti senti? Che emozioni stai provando per questo nuovo incontro e come ci arrivi? Beh, diciamo che quando è stata annunciata la data mi è sembrata una cosa strana, come se fosse il primo match, perché è veramente passato tanto tempo e avevo proprio la necessità di rivivere certe emozioni.
E arrivo a questo match fondamentalmente penso nella miglior condizione psicofisica di sempre, perché comunque sia nella sfortuna, diciamo, di questo anno di inattività ho potuto lavorare su tanti aspetti, sia mentali che tecnici, e non vedo l'ora perciò di metterli in atto il 23 ottobre sul ring. Un match importantissimo perché Grisunic è un avversario di valore e attualmente è anche qualche posizione in classifica sopra di me, e quindi batterlo e conquistare la cintura IBF mi permetterebbe sì di poi poter sfidare, io spero, McCarthy in rivincita per il titolo d'Europa. Paolo. Sì, Fabio, augurandoti il meglio, io vorrei, proprio perché tu sei uno sportivo parte dal rispetto innanzitutto delle regole dell'avversario. Troppo spesso negli ultimi tempi si è visto le palestre come se fossero un ricettacolo di violenza che poi portano anche per la strada con gli effetti che abbiamo visto. Da uno sportivo vero, quale è Fabio Turchi, da un professionista, vorrei che tu spendessi due parole. Io che ho frequentato le palestre quando facevo i servizi per il calcio storico, perché sono stato figurante, non ho mai giocato, non ti preoccupare. Però ecco, Fabio, un professionista vero è una persona vera a 360 gradi. Sai, purtroppo insomma, sono sempre stati un po' strumentalizzati in certi contesti la violenza con gli sport da combattimento. Purtroppo, nel senso, la delinquenza c'è se uno fa pugilato, c'è se uno fa calcio, c'è se uno fa lavoro Certo. in banca. Purtroppo quello dipende dal carattere e dalla personalità di ognuno di noi. Io, come professionista, come sportiva e come sportivo e come pugile, mi dissento totalmente da tutto ciò, perché i valori che si trasmettono in palestra non sono assolutamente quelli di delinquere per strada, anzi, il Il rispetto verso i più contrario, il deboli, contrario. il sacrificio. Insomma, sono quello che cerchiamo di trasmettere anche ai giovani che si avvicinano nei nostri contesti, quindi ripeto, dissento totalmente e mi allontano da certe etichette che vengono date sbagliando da certi giornalisti. Per me è già campione del mondo. Anche secondo me, ma questo, insomma, il nostro tifo Sì, no, sfegatato per ma Fabio è conoscendo sempre. un ragazzo veramente No, è vero. disponibile. Senti Fabio, gli sport di contatto sono stati quelli un po' più presi, sotto la lente di ingrandimento, diciamo, in questo periodo di Covid. Quanto è stato difficile mantenere alta la concentrazione, allenarsi quando non era possibile frequentare le palestre? Insomma, in questo anno è successo un po' di Di tutto. tutto, sì. Beh, inizialmente è stata molto dura, anche perché io ero in preparazione per il match di rientro che dovevo svolgere i primi di marzo, quindi proprio a ridosso poi del lockdown. Quindi lì per lì, insomma, è stata una bella botta, perché ripeto, io comunque sia ho bisogno di togliermi di dosso quella sconfitta patita, quel maledetto ormai 11 ottobre dell'anno scorso. E quindi per me era fondamentale poter combattere Subito, a marzo. Con la certo. chiusura inizialmente sono venuti a mancare gli stimoli. Poi per fortuna, comunque sia, avendo anche in casa la mia fidanzata, che anche lei è un'atleta professionista, mi sono rimesso in carreggiata insieme a lei, che mi ha, diciamo, un po' trainato, e sono riuscito comunque sia, anche durante il lockdown, a mantenere una condizione atletica accettabile. Poi per fortuna, terminato il lockdown, mi ha chiamato Kirk, il mio manager, e è stato un susseguirsi di possibili date dell'incontro. Quindi diciamo che ho iniziato subito a mettermi in moto, perché si parlava inizialmente di già fine luglio di un possibile combattimento. Poi le date sono continuamente slittate e diciamo, dai, che ripeto, arrivo a questa data del 23 ottobre nella migliore condizione possibile. Bene, bene. Senti, per quanto riguarda sempre il match contro Grisunic, Sì. tu,
appunto, l'hai detto te, ti vuoi togliere di dosso la sconfitta contro McCarthy. Ti chiedo, cos'è che non ripeterai sul match che secondo te hai sbagliato quell'11 ottobre 2019 e soprattutto come affronterai il pugile Lettone, visto che comunque anche lui è mancino come te? Beh, diciamo, io sostengo che da ogni sconfitta bisogna trarne dei miglioramenti, perché comunque le sconfitte devono insegnare qualcosa in più dopo che avvengano. Io sicuramente dall'esperienza con McCarthy ho capito innanzitutto che devo salire sul ring per fare il pugilato, per andare anche possibilmente sulla distanza, e non obbligatoriamente perché mi chiamano lo spaccapietre devo salire su ring per finire il mio avversario tra la prima e la seconda ripresa. Non devo strafare, devo salire tranquillo, boxare con intelligenza, e se poi il tappo avviene tanto meglio. Quindi sicuramente con Grisunins non partirò all'arrembaggio, ma vedrete un Fabio Turchi più composto, più intelligente, che cercherà di boxare e aumentare piano piano l'intensità dell'azione. Per quanto riguarda come affronterò Grisunins, hai detto bene, ha un guardia destra come me, quindi cambia leggermente la disamina e la lettura dell'incontro. È un pugile anche lui che suppongo cercherà di boxarmi di rimessa, vedendo anche, sicuramente mi avrà studiato anche lui, vedendo come si è svolto il match con McCarthy. Io da parte mia proprio su questo cercherò di fare la differenza, non andrò subito dentro a cercare lo scontro fisico, ma inizialmente voglio proporre una box leggermente differente da quella che faccio solitamente. Poi il tema tattico è ovviamente, piano piano che avanzeranno le riprese, cercherò di fargli sentire qualche bella bordata. Certo, noi siamo... Bello Fabio, guarda, bella bordata, grande. Sì, guarda, se io e Michela potessimo darti una mano, guarda, saremmo davvero con te. Grazie, ti ho nel cuore. Giustamente, perché a secondo dell'avversario si cerca la lunga, si cerca la breve, partire all'arrembaggio, come ho visto nei combattimenti di Fabio, a volte può essere un'arma che ti si ritorce contro. Sì, sai, io durante gli incontri, diciamo, ho vinto spesso per KO, quindi diciamo si crea anche questa aspettativa, certo, che Fabio Turchi debba per forza vincere per KO, e diciamo su questa cosa, specialmente negli ultimi incontri, specialmente quelli che ho fatto a Firenze, mi sono fatto un po' trainare da questa aspettativa del pubblico, perché io tengo particolarmente, al di là della prestazione mia in sé, mi piace molto far comunque sia uscire il pubblico divertito dal palazzetto. Però con questa cosa, ripeto, il più delle volte, specialmente nell'ultimo match, ho rischiato di strafare per delle situazioni che invece non mi riguardano, non ci devo pensare. Fabio, non ti ho mai fatto questa domanda. C'è un pugile del passato al quale ti ispiri? Dice, guarda, quando ero ragazzino ho cominciato ad andare in palestra, mi piaceva il tipo di box di questo pugile. Ma sai, io penso il pugile più emozionante è comunque quello che conoscano tutti, specialmente quando sei bambino, è sicuramente Mike Tyson. Anch'io, diciamo, sono cresciuto vedendo i suoi video. Poi nel crescere ovviamente cerchi di prendere il meglio da tutti i grandi campioni del passato e del presente, quindi in particolare non ti posso dire un pugile in sé, perché ce ne sono diversi che mi piacciono, però sicuramente, come è per tanti, Mike Tyson è stata sicuramente una delle prime figure che ho associato a come pugile preferito. Perché come generosità, naturalmente i pesi sono diversi, la categoria è diversa, la generosità di Fabio, il suo modo di combattere, così come si può dire garibaldino, ricordo un grande pugile toscano scomparso recentemente, che era Sandro Mazzinghi, che è stato campione del mondo addirittura dei medi. Io ti auguro di ripercorrere la strada, di prendere l'eredità di Sandro, che ci ha lasciato veramente poco tempo fa. Ma il modo di... La sua... Guarda, nella tua generosità, la voglia di combattere, di non essere sparagnino, ci rivedo il modo di combattere di Sandro con il tuo, Fabio? Naturalmente i pesi sono diversi, chiaro. Mi fai un bel complimento, ne sono onorato, perché insomma si parla di una leggenda del pugilato italiano e mondiale, quindi ti ringrazio.
Fabio, so che sei in palestra, che insomma ti stai allenando, quindi ti lasciamo Agli agli allenamenti. allenamenti giustamente. Ricordiamo appunto il 23 ottobre a Milano c'è l'incontro di Fabio Turchi per il titolo vacante internazionale IBF dei pesi massimi leggeri e potremo tutti guardarti su DAZN Sì, perché la cosa... purtroppo sarà a porte chiuse l'incontro, però insomma ci sarà la possibilità di vederlo in diretta su DAZN. Sostenetemi da casa. Ecco, Di aspetta, mi sicuro. è venuta questa cosa prima di mandarti e salutarti Sì, e mandarti ad allenarti. È il primo match, no? A porte chiuse. Quanto pensi che ti emozionerà in positivo o in negativo il fatto che non ci sia nessuno sugli spalti? Cioè, come pensi che potrà essere l'atmosfera? Perché è un... questa è una bella domanda e non sei, insomma, anche le persone che vedo quotidianamente è una domanda che mi fanno. Sinceramente non so quello che mi aspetto, perché da una parte forse senza pubblico puoi avvertire leggermente meno pressioni, tra virgolette, però è anche vero che per un pugile come me, per un carismatico come me, il pubblico il più delle volte è stato anche un punto di forza. Quindi diciamo in questa cosa penso che ci sia da trovare il giusto equilibrio e sicuramente non farsi prendere da nessuna situazione, salire sul ring concentrato, non pensare ad altro e pensare a vincere. Ebbene sì, grande Fabio. Allora, non ti diciamo niente, ci sentiamo presto e Un abbraccio. speriamo Di averlo anche qui di con noi in averlo in trasmissione, trasmissione, dopo dai. questo match importante, Volentieri. proviamo a insomma, a farti venire qua Volentieri. direttamente. Un Un abbraccio abbraccio e in bocca al e grazie. lupissimo. Grazie, grazie mille, viva il lupo, un saluto a tutti e forza viola. Sempre, Sempre, sempre. Ciao sempre. Fabio. Ciao Ciao, Fabio. ciao, ciao, ciao. Sì, è un personaggio. Io guarda, lo capisco, la voglia di arrivare fa sì che arriva lì, a questa nomea, la prestazione, la ricerca della assoluta della prestazione, Michela, sì. Ebbene, bene sì. Comunque è sempre un piacere parlare con un campione come lui, perché io lo ritengo un Lo è. campione, è un campione e speriamo appunto che il 23 di ottobre possa vincere questo Che match per giorno è? togliere 23 Venerdì. 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 Venerdì 23, mi raccomando, tutti i tifosi di Fabio Turchi sintonizzati su DAZN per questo importantissimo match. Siamo arrivati, Anche caro perché veste la Paolo. maglia viola lui. Sì, anche perché lui è un fiorentino, un tifoso Non si viola, sente eh? a parlare, devo No, fare vero? di Una Mondovì. bordata, hanno detto una bordata. Grande, grande Fabio. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, Già? caro, davvero. Con lei il tempo passa, vola. Con lei il tempo vola, vola. Ciao, guarda, Ci siamo giocati anche la ci siamo dottoressa giocati anche Lanza. la dottoressa Lanza e ora mi metto gli occhiali rossi per Interrogare in salutarvi, matematica. per interrogare. Allora, Caselli, No, vai, mi giustifico avanti. ci sarà lunedì prossimo lei? Io ci sarò. Se Dio vuole, inshallah. Scialla. Bene, allora, con Paolo Caselli ci rivedremo con la Bella e la Bestia lunedì prossimo dalle 18 alle 19. Ringrazio Alessio e regia Sì. e ringrazio voi che ci avete seguito. Mi raccomando, non cambiate canale, rimanete su 196 e noi ci vediamo lunedì. Buona serata. Ciao.